Agrigento e le amministrative, convention del Patto per i Democratici per le riforme, gli interventi dell'ex ministro Cardinale, del segretario Cimino e del candidato Alessi. Gloria Scafè. Per fatti positivi e ritengo... Con la presentazione delle liste dei candidati si è dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per le amministrative ad Agrigento. Il leader e portavoce del Patto per i Democratici per le Riforme, Michele Cimino, è sceso in campo presentando la lista dei candidati al Consiglio Comunale. Al suo fianco il candidato a sindaco Silvio Alessi e l'ex ministro Salvatore Cardinale. Presso il circolo Empedocleo di Agrigento presentati dunque i 30 nomi. Qual è la caratteristica di questi candidati? Ma innanzitutto la caratteristica vera di questi nostri candidati è quella di aver voluto puntare soprattutto ai giovani che abbiano avuto poche esperienze nell'azione politica, con un particolare occhio anche a voler garantire le pari opportunità. Abbiamo una maggioranza di donne in lista e abbiamo voluto creare proprio le condizioni per dare maggiore entusiasmo a questo progetto politico, per mantenere quel progetto di coerenza con un accordo con gli agrigentini. Il nostro simbolo ha una stretta di mano che vuole rappresentare la serietà e la convinzione della verità delle cose che diciamo. Abbiamo convinto gli agrigentini a credere nelle primarie. Io dissi che mi sarei comunque impegnato per qualsiasi candidato che risultava dall'espressione del voto delle primarie il vincitore a sostenerlo successivamente. Ha vinto Silvia Alessi e con coerenza noi portiamo avanti ancora questo progetto con Silvia Alessi sindaco della città e con il PDR al suo fianco. Una lista attesa, come dichiara lo stesso Cimino, alle pari opportunità, molto è piaciuta a Silvio Alessi, che intanto ha esposto i punti del suo programma. I punti principali del nostro programma sono quelli appunto di ridare un minimo di dignità e decoro a questa città e agli abitanti della città di Agrigento. Partiremo dalle cose più basilari per arrivare ai grandi problemi, con un programma di medio, breve e lungo termine. Quindi stiamo lavorando e lavoreremo sicuramente affinché si possano risolvere le problematiche più importanti di Agrigento e ridare la dignità agli agrigentini e alla città di Agrigento. È intervenuto anche l'ex ministro Salvatore Cardinale, fondatore del movimento, dunque presidente onorario del PDR. Nell'unione fra Alessi e Cimino ripone molta fiducia. Perché Agrigento dovrebbe votare, dovrebbe scegliere il PDR? Ma perché è un movimento nuovo che vuole raccogliere tutta l'esperienza riformista e liberal democratica, perché propone a livello regionale una politica che di fatto poi guarda a Renzi in questa logica di apertura a questo mondo e mette insieme una classe dirigente che sarà importante anche per vincere le prossime elezioni politiche, perché sapete che c'è una soglia di accesso che è del 41%, del 40%, ed è la soglia alla quale il PD arriva se recupera questa grande massa di elettori che ha anche una classe dirigente, ha bisogno di essere guidata. Noi questo stiamo facendo in tutta la Sicilia e stiamo dentro una coalizione che a livello regionale esprime un governo di centrosinistra. Come vede la figura del candidato a sindaco Silvio Alessi? Alessi è un uomo del popolo, un uomo che ha saputo dare buona prova di sé, è un imprenditore sano, pulito, per bene, che riesce anche a dare occupazione a questa città. È un uomo che quando si è provato in un settore, per esempio quello del calcio, con l'Agragas riesce a dare un risultato inimmaginabile e straordinario. Quindi queste sono prove chiare del suo saper fare e del suo fare bene e in maniera onesta e trasparente. E per questo noi lo vogliamo sindaco di questa città.